Un brutto anno, direi, sia politicamente che per quanto riguarda proprio la società. La storia degli immigrati, la storia delle crack delle banche, cioè nessuna bella notizia, purtroppo. Poco da ricordare, quindi? Tante tragedie, sì. Tante tragedie, di brutte. Non a noi in particolare, ma agli altri sì. No, è stato un pessimo anno per me. Non porterò nel cuore niente, purtroppo. E speriamo che il 2018... Speriamo che sia molto meglio, sì. È stato un bel anno per me. Cose nuove. Quindi esperienze anche lavorative nuove? Sì, esatto. Mi trovo qui, infatti, per i mercatini di Natale, per la prima volta. Dunque, a me rimane nel cuore mio figlio che è stato operato ieri, che oggi esce dalla rianimazione e quindi che starà bene. Sì, due nipotini. Ecco, piccoli, bravi, buoni e spero anche che difendano i valori che abbiamo spesso smarrito per strada. Che anno è stato? Beh, per me è bello. Bello veramente per i miei figli e per i miei nipoti che hanno avuto un sacco di soddisfazioni e perché c'è sempre la speranza. La signora qua presente. Quest'anno, spero finisca. E mia figlia che è a casa adesso. La felicità di vivere in un paese dove non c'è ancora la guerra, la possibilità di studiare e di essere felice e di essere libero di camminare per queste strade.